Hai trovato? Splendido! Certo, sono stracontento di aiutarvi come sempre. E ora? Adesso lasciaci lavorare. In pace. Shop! Ma non gingillarti troppo. Potresti servirci di nuovo.
Ok, ragazzo, dimmi dove sei esattamente. Ragazzo, ehi, ehi! Accidenti. Diamine. Ehi, ragazzi, potete abbassare il volume. Cioè, apprezzo la tifoseria, ma se continuate così sarò sommerso dai mordicarne. Dagli, 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 dagli. Ehi, dico sul serio. Zitti, ragazzi! Puoi distruggerlo! Puoi farcela!
È morto. Andiamo via da qui. L'ha ucciso. Oh, no! No! L'hai ucciso. Che cosa? Ne ho avuto abbastanza dei vostri giochetti, ragazzi. Ho trovato le chiavi. Via, via. Quante persone avevate già dato da mangiare al vostro amico? Thank you.
ti fotti! Grazie, straniero. Quei mostri sono completamente pazzi. Prendi, ti prego. Racconterò a tutti quello che hai fatto per me. Del nostro progetto segreto in prima persona. Ma soltanto se ci raggiungi in fretta. E portaci il tubo del carburante di quest'aereo. È imperativo. Senza non ci sarà nessun progetto. Ma sbrigati. Non aspetteremo per sempre. Thank you.
Siamo bloccati qui, io e i miei due bambini. Vi prego, c'è qualcuno? Vi prego, aiutateci! Papà, hai sentito? Sta arrivando qualcuno! Ehi, c'è qualcuno là fuori, vi prego! Abbiamo bisogno di aiuto! Vi prego, non abbandonateci qui! Ce l'hai fatta! Ce l'hai fatta davvero! Non so proprio come ringraziarti. Siamo senza parole. E noi non abbiamo niente da darti, ma se vuoi puoi considerare questo posto come casa tua. Sei il benvenuto qui, in ogni momento. Un posto sicuro dove riposare è una manna dal cielo, grazie. Siamo sani e salvi. Ed è tutto merito tuo. Stai facendo così tanto per tutti noi, senza nemmeno rendertene conto. Ora capisco perché tutti parlano di te, Crane. Ecco, quello è l'eroe. Thank you.
che quel bestione abbia sfasciato la macchina. Ed ecco cosa devono essersi portati via. Che diavolo è successo qui? Ehi, ci sei? Alla faccia dello strano fenomeno. Che vuoi dire, fratello? Voglio dire che nel terreno c'era un demolitore con un sedere enorme. E non mi ha nemmeno notato. C'era anche una specie di nebbia, come quella della cerimonia. Oh, beh, uno sviluppo interessante. Fratello, non posso davvero parlartene ora, ma vediamoci alla fattoria di Jasir. Presto. Credo che tu sia pronto. Thank you.
Come on.
mossa. Tra poco me ne andrò. Nessuna voglia di tornare qui di notte. Sono qui, fatti sotto. Ehi, ehi, tranquillo, amico. Sono qui.
È bello rivederti, fratello. Purtroppo, però, stavolta porto brutte notizie. Ormai mi ci sono abituato. Che succede qui? Kyle, tu lo sapevi, vero? Della storia che la gente non viene infettata, che sono tutte fandonie, tutto fumo. Si tratta proprio del fumo, letteralmente. La nostra madre ha scoperto un modo per combattere il virus con un... chiamiamolo elisir. Hai visto con i tuoi occhi come funziona. Quindi avete davvero una cura? Chiameresti cura una garza su una ferita aperta? No, quello che abbiamo adesso è solo una soluzione temporanea. Stiamo lavorando su un certo progetto per una cura, una più stabile, ma ci serve del tempo per poter lavorare in condizioni più stabili. Fammi indovinare, siete accorto di Elisir? Purtroppo sì. Ecco perché ti ho chiesto di venire. Ho un affare da proporti. Se ne troverai ancora, potrai portarne via una buona parte. La madre ti insegnerà come usarlo. Potrai tornare ad Arran con la tua ricompensa o magari deciderai di restare con noi. Sembra che tu abbia un'idea su dove trovare quella roba. Molti fratelli sono andati a cercarla e di recente abbiamo perso i contatti con tre di loro. Dovevano esaminare una certa caverna. La nebbia che hai visto non può essere una coincidenza. Deve trattarsi di una dispersione. Forse qualcuno ha trovato l'elisir e se l'è portato via. Bene, andrò a controllare la caverna. Tutto chiaro. Arrivederci, fratello. Spero che tornerai con delle buone notizie. Questi non sono fatti clone. Stammi lontano! Grazie. Non avrei mai pensato che uno straniero ci avrebbe aiutato. Ti prego, accetta la mia benedizione e questo dono. Attendi l'avvento del Dio del Sole e credi in Lui. Questo è il consiglio per voi.
Perché non sei più contattati? Lena, apri bene le orecchie finché questo coso funziona. Ora so che sta succedendo. Hanno qualcosa che è 100 volte meglio dell'antizip. La buona notizia è che lo condivideranno con me. Quella cattiva è che devo trovarlo. So che il tempo stringe, ma non posso ancora andare via. È la soluzione migliore per tutti noi. Capisco, Kyle, ma ti prego, ti supplico, sbrigati. Abbiamo finito l'antizip. Un motivo in più per trovare la loro cura. Tieni le dita incrociate. Yeah!
male! Thank you.
Fuori. Ok, è andato anche il secondo, nessuna sorpresa. C'è intatta. Bene, ma dov'è? Ehi, ci sei? Ho anche ricevuto una richiesta di aiuto. Parlavano di una certa merce che non c'è. Quindi è stata rubata? Ok, continua a investigare. Proveremo a raccogliere informazioni sul terzo fratello. Occhio alle uniformi arancioni, oppure a un simbolo. 3 strisce orizzontali. Scusa? I banditi che sono qui sono gli uomini di Raiz. Sono peggio degli zombie. Quel che è successo ad Arran è per gran parte colpa loro. Oh, capisco. Grazie, Kyle. Sono certo che questa informazione sarà utile.
Stammi lontano! Grazie, straniero. Quei mostri sono con... Crane, abbiamo perso i contatti con qualcuno che si stava occupando di una questione particolare per la madre. Vorremmo che andassi a controllare e... E aiutassi se necessario, giusto? Sì, per favore. La madre vorrebbe davvero che quell'uomo portasse a termine il suo incarico. Ok, chi è? Il suo nome è Attila. È un etnologo che lavora presso la residenza della madre. Quella grande casa in cima alla rupe.
No.
C'è qualcuno?
Sei venuto per uccidermi? Bene, procedi pure. Sei venuto per uccidermi? Bene, procedi pure. Mi chiamo Kyle Crane. La madre è in pensiero per lei, Attilla. Mi ha mandato per vedere se è tutto a posto e se sta bene. Bene, non sto di certo. Puoi dirle che non ci sarà nessun libro. Mi trovo a un punto morto. Sono solo un vecchio con un piede nella fossa, mica Indiana Jones. Sta morendo, ma ha chiesto aiuto alla madre. Temo che non abbia nessuna cura per il cancro. I miei giorni da ricercatore sul campo sono finiti. Il problema è, e citerò Amleto, che siamo nella merda fino al collo. Vieni, siediti. Bevi qualcosa con me, Crane. Senta, se il problema è che non può più uscire, beh, posso andare io a prenderle ciò che le serve. Ignoro l'argomento della sua ricerca, ma la madre la vuole. Hai detto che mi porterai tutto ciò che mi serve? Certo, mi scriva una lista. Sarebbe bello poter riavere la corrente elettrica. Questo incarico richiederà lunghe nottate di lavoro. Beh, mi occuperò io della corrente, ma dovrà prendersi il caffè da solo.
Hai di nuovo la corrente, Attilla. E ora? Possiamo metterci al lavoro. Sto studiando le tracce della profezia sul dio del sole nelle reliquie della cultura locale. Per la madre sembra una questione di vita o di morte, e io non ho il diritto di chiedere spiegazioni. Quindi, ora abbiamo 3 monoliti antichi da esaminare. Dobbiamo cercare degli elementi specifici, quindi dovrai averli davanti e descrivermeli. Ora che è tornata la corrente, possiamo restare in contatto mentre sei là fuori. Ma per favore sbrigati, Crane, non vivrò per sempre. Thank you.